sono già stato presentato, quindi non devo aggiungere nulla, però lasciatemi aggiungere una cosa, cioè che in quest'epoca, come dire, di aspettative troppo spesso deluse, e il fatto di partecipare a un progetto coordinato da giovani, più giovani colleghi con cui ho avuto già tante fruttuose interazioni, è una cosa di grande soddisfazione. Quindi questo è un fatto personale, ma che credo vada testimoniato. No, comunque non è piaggeria, veramente è colpo. Comunque, veniamo a bomba, perché sennò altrimenti ci mettiamo a piano. Allora, perché una slide sulla Posidonia Australis? Noi siamo nel Mediterraneo, non ci dovrebbe riguardare. Ma ho preferito introdurre il discorso con questo caso perché in realtà in Australia c'è stato un interesse molto rilevante sui problemi che riguardavano la salvaguardia e il restauro delle praterie di Posidonia molto prima che se ne parlasse in Mediterraneo, tenendo presente che già in Francia i colleghi francesi sono stati un po' più precoci di noi nell'attenzionare questo problema. Però in Australia c'è una storia importante in questo senso, favorita anche dal fatto che la Posidonia australis è una pianta un po' diversa dalla Posidonia oceanica. Uno dei motivi per cui ho scelto di farvi vedere questo studio, una zona un po' a sud di Perth, in una baia chiusa, ambiente tipico per la Posidonia australis, è che l'effetto dell'attività di restauro è stato monitorato con una tecnica che per noi è proibitiva, date le condizioni ambientali e le profondità in gioco nei nostri casi, cioè con foto aeree. Questo è lo stato nel 2004 del sistema, le aree riquadrate sono quelle in cui è stata effettuata l'attività di trapianto su 3 ettari e questo è il risultato dopo 8 anni. Qui è totalmente evidente quello che è successo, però attenzione. Il trapianto è andato a buon fine, ma se ci fate caso, tutta l'area ha ripreso una copertura importante. Questo perché la Posidonia australis è una pianta molto più dinamica della Posidonia oceanica. Il perché lo possiamo capire guardando questa slide in cui si mostra anche il metodo che è stato usato in quel caso con i trapianti, con talee ancorate con dei picchetti fatti di filo di ferro. Perché la struttura della Posidonia australis è molto più leggera, è diciamo una pianta che cresce senza formare una matta, quindi uno strato importante di intreccio di rizomi e di materiale che supporta la prateria. Assomiglia un po' alla nostra scimodoscia per intenderci, anche se comunque è una pianta più grande. Quindi una tecnica estremamente semplice da attuare su grandi superfici, però sono stati fatti tentativi anche usando altri metodi, e sempre perché non c'è una matta particolarmente sviluppata, quindi è facile portare via delle grandi quantità di prateria e ricollocarle, sono state fatte anche molte attività che prevedevano il trapianto di zolle, addirittura con metodi meccanici, per cui venivano scavate le zolle e poi portate su ruote dalla stessa macchina che scavava da un'altra parte, su bassi fondi, quindi quello che noi potremmo pensare di fare, credo, con la zostera, ma non con la Posidonia. Parliamo quindi dei casi che abbiamo invece noi sotto mano e che poi sono quelli che saranno casi di attenzione per il nostro progetto. Il primo di cui vi parlo è quello che è stato realizzato recentemente a Piombino ed è il primo di cui vi parlo perché in effetti utilizza una tecnica che è simile, analoga a quella già utilizzata per la Posidonia australis, cioè il prelievo di zolle. Qui si trattava di dragare il canale di accesso al porto e la Posidonia è stata spostata nel Golfo di Follonica in un'area limitrofa ritenuta idonea per il riposizionamento di queste zolle. Ecco, quella che potete vedere nell'immagine è una delle zolle prelevate. Come vedete, si tratta di una cosa molto più rilevante, massiccia di quella che può essere, diciamo, una zolla di Posidonia australis. È un lavoro non banale, tant'è vero che ha richiesto mezzi adeguati e il risultato finale, lo potete vedere nell'immagine
qui in basso a sinistra, è il riposizionamento di queste zone. Quindi è stato in qualche modo conservato, è stata conservata la posidonia che era stata prelevata da un sito in cui era, diciamo, in corso un'attività di dragaggio. Diciamo che il posizionamento di queste zolle è stato fatto in maniera, diciamo, differenziata, ma il grosso è stato posizionato vicino alla prateria esistente e quindi si deve ritenere, si può supporre che nel medio termine, nel lungo termine, si possa, come dire, riconnettere una rete di entità di prateria. Per quanto riguarda altre tecniche, e quindi tecniche che possono essere effettuate a livello di singole talee, e quindi non solo per, come dire, riposizionare l'esistente, ma anche per poter usare le talee come base per formare dei nuovi nuclei di ricolonizzazione del substrato. E voglio soprattutto sottolineare un fatto, che l'esperienza pratica e condivisa, diciamo, da tutti quelli che si occupano di questa materia, è che le talee prelevate a profondità maggiori, quando vengono trapiantate più in superficie, hanno le performance migliori. Tenete presente che in tutto il Mediterraneo, in particolare lungo la costa tirrenica dell'Italia, ma non solo, ovviamente l'Adriatico, ma lì posidonia ce n'è poca, se non nella parte meridionale, esiste un problema di aumento della torbidità delle acque costiere, strutturale, perché la gestione delle acque interne, la meccanizzazione dell'agricoltura, l'urbanizzazione provocano un accumulo di sedimento fine che viene portato in mare e ha diminuito strutturalmente la trasparenza delle acque. Quindi è evidente che un fascio di posidonia adattato a condizioni di radiazione solare più bassa, portato in superficie, sarà un miglior competitore rispetto a quelli che già stanno in quella posizione senza essere altrettanto adattati. E quindi il riposizionamento può avere anche un senso, come dire, di scommessa sul futuro delle praterie. Questo si è fatto a livello di singole talee o anche di eventuali zone, ma riposizionate altrove. Per quanto riguarda le esperienze dell'Università di Palermo, sono state utilizzate due tecniche fondamentalmente: griglie metalliche, a cui sono state assicurate, le talee e poi riposizionate sul substrato, e queste hanno dato dei buoni risultati nel medio termine. Ovviamente il monitoraggio è in corso, ma adesso, al di là del significato delle singole curve, vi, diciamo, invito a osservare la slide in alto a destra, che vi fa vedere come, e questo è un fatto fisiologico in generale per i trapianti, ci sia una riduzione del numero di fasci presenti per una mortalità iniziale di alcune delle talee e poi una ripresa, perché quelle che sopravvivono poi iniziano a propagarsi. Questo è un fenomeno, diciamo, comune indipendentemente dalla tecnica. Un'altra tecnica utilizzata dai colleghi di Palermo è basata invece su un sistema di ancoraggio delle talee sviluppato ad hoc, biodegradabile, e che è stato utilizzato in particolare nella zona di Priolo, nella radio di Augusta, su una superficie di 2500 metri quadri. Questo è, diciamo, un'attività che è stata fatta su marmorta, quindi è ben adattata anche a gestire quel tipo di substrato, che testimonia il fatto che lì le condizioni ideali per la vita della posidonia esistevano. Problema appunto che affronteremo a vedere se esisteranno anche in futuro. L'andamento di questo tipo di esperimenti è stato, diciamo, molto buono, molto interessante, e chiaramente è ancora in corso il monitoraggio. Quindi questa linea piatta che vedete qui vi dice semplicemente l'andamento è buono a questo momento, ma non siamo ancora al punto in cui ci dobbiamo aspettare di avere un incremento netto. C'è un'esperienza che riportiamo, anche se probabilmente non sarà uno dei siti monitorati, ma è un'esperienza un po' particolare, proprio di Fabio Badalamenti e del suo gruppo, quindi di chi mi ha preceduto, in Sicilia, a Capo Feto, lungo, in prossimità, diciamo, dell'approdo del gasdotto. Questa tecnica è basata sull'utilizzo di materassi
grandi materassi, io direi quasi, dire cassoni sembra una cosa orribile, ma diciamo grandi materassi di pietrame. Perché? Perché era stato osservato che laddove il pietrame era stato accumulato proprio in conseguenza della posa di condotte, le talee di Posidonia che accidentalmente erano finite nel pietrame avevano, come dire, erano riattecchite. E quindi fare questa cosa in maniera più strutturata può avere senso, perché gli può mettere a disposizione un ambiente idoneo. Tenete presente che per far riuscire un trapianto bisogna fare una sola cosa: tenere la Posidonia ferma da una parte. Quindi se voi lo poteste tenere con le dita ferme in un posto per qualche anno, quella probabilmente riprenderebbe, diciamo, prenderebbe vita. Andiamo alla prossima. Il risultato in questo caso specifico è stato monitorato, anche qui parliamo di un'esperienza recente: buona sopravvivenza delle talee e ovviamente linea rossa, produzione di nuovi fasci dalle talee esistenti. Qui andiamo all'ultimo caso che vi propongo, che è quello che riguarda me e il mio gruppo, e anche Econ, che è la società che ha attuato materialmente queste cose e che detiene il brevetto del metodo. E c'è una fotografia di una persona che è quella che ha avviato queste attività, molti di voi lo ricordano, Eugenio Fresi, che ha fatto questo tipo di operazioni in via sperimentale già dalla fine degli anni Ottanta. Quindi diciamo, noi proseguiamo il suo lavoro. Il trapianto, uno dei trapianti che saranno anche studiati, è quello che riguarda la prima compensazione per le opere portuali di Civitavecchia, in particolare quella relativa alla Dassena Grandi Masse, quindi quella che sostanzialmente è stata supportata anche economicamente dall'Ene. E questo è stato fatto tra il 2004 e il 2005. 10.000 metri quadri, un ettaro. Il monitoraggio è stato fatto per 5 anni, poi interrotto per qualche anno, e poi l'Enel ha ripreso a finanziare il monitoraggio dal 2014. Quindi noi abbiamo dati che ormai sono vecchi di 12 anni. C'è stato un 37% circa di fallanze, dove intendiamo i casi in cui nei moduli di reimpianto sono rimaste lo stesso numero o meno talee rispetto a quelle originariamente impiantate, cioè non c'è stata una progressione, e questo a causa soprattutto delle mareggiate, del moto nuoso. Su questo mi fermo un secondo per dire un'altra cosa molto importante che riguarda tutte le tecniche, tutti i siti. È fondamentale, quando si fanno queste cose, poter avere attività pilota che guidino la scelta, la selezione dei siti. Mentre noi, come altri, abbiamo dovuto operare in breve tempo in un'area predeterminata, che significa che i risultati non possono essere mai 100% positivi. Comunque, questo trapianto di lunghissima data ha avuto circa 2/3 della superficie che ha dato invece risultati molto buoni. E vedete che la scala che è riportata di lato è la scala di Giraud delle densità della prateria naturale, perché i trapianti sono diventati in molti casi non più riconoscibili dalla prateria naturale. Ad Ischia, come compensazione per la posa di un gasdotto, è stato fatto in epoche un po' più recenti, 2008, un trapianto esattamente con la stessa tecnica. Qui c'è stata la possibilità di lavorare anche sulla base dell'esperienza fatta a Santa Marinella, e quindi i risultati sono stati, se vogliamo, anche più interessanti. E c'è una particolarità: 100 metri quadri erano per decreto riservati alla sperimentazione di altre tecniche di trapianto, cosa che è stata fatta. Questi sono i risultati ad oggi del trapianto fatto a Ischia. Vedete che c'è una linea azzurra che va giù vertiginosamente a un certo punto, quella è un'area che è stata persa a causa di una singola mareggiata eccezionale, che ha portato via tutto, quindi ci ha portato via il 20% della superficie, e di fatto è stato quello che abbiamo, la quasi totalità di quello che è stato perso. In più dei 2/3, il 70% del trapianto invece è andato molto bene ed è ormai quasi indistinguibile dalla prateria in posto. Tenete presente che quando parlo di monitoraggio, in questo caso parlo di monitoraggio fatto e trasmessi i risultati al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo avuto anche delle ispezioni ISPRA e li dobbiamo ringraziare, perché non era un loro obbligo, è stato un atto volontario. Questi dati sono stati trasmessi regolarmente
Sono diciamo una base che credo ci aiuterà anche nella pianificazione delle attività di questo progetto. Qui vedete alcune delle tecniche alternative che sono state sperimentate a Ischia, ma sono state sperimentate anche in altri siti, quindi non è un'attività diciamo dedicata. Picchetti, ce ne sono di tanti tipi, quello che vedete nella foto qui su è un picchetto da campeggio proprio. Reti metalliche, i colleghi siciliani hanno usato reti più grossolane di maglia, noi abbiamo usato anche reti molto più sottili, su sabbia invece che sul mat, e dei moduli realizzati con delle croci di cemento in cui si infilano le tavere. Sono andati alcuni bene, alcuni meno bene, la rete con noi non ha funzionato granché, ma diciamo questo sarà poi argomento di lavoro e di progetto. Devo menzionare anche l'uso di geoscuoie o di materassi realizzati con filo metallico e geoscuoie, che è stato proposto più volte, mai su superfici significative, tranne che una volta nella compensazione di un secondo ettaro realizzato per il porto di Civitavecchia, e quella attività non sembra essere andata a buon fine. Io mi auguro che nell'ambito del nostro progetto potremo verificare se il si dice, mi hanno detto, pare che poi corrisponde alla verità. Vi posso però dire che in linea di principio i materassi sono particolarmente onerosi da gestire, richiedono molto lavoro, le scuoie sono molto difficili da ancorare in maniera efficace e non trattengono granché bene la prateria. Esperienza personale non è, come dire, una valutazione ufficiale. Per chiudere, cosa pensiamo di fare per il monitoraggio? Ovviamente analizzeremo i quattro siti di cui si è parlato, sono due di quelli che vi ho mostrato adesso per l'uso di moduli con cornici di cemento, il sito di Priolo Augusta per i moduli di materiale biodegradabile dei colleghi di Palermo, e il sito di Follonica dove è stato fatto il trapianto di zolle. Quindi sono casi reali, casi operativi, e quindi sono buone testimonianze di quello che può succedere nella realtà. Sono superfici nell'ordine di grandezza di quelle che vengono prescritte per eventuali compensazioni. In linea di principio, se è in corso un monitoraggio, noi proveremo anche a lavorare in concomitanza con le attività di normale monitoraggio, ma ovviamente allargando queste attività ai colleghi che sono coinvolti nelle azioni. Questo per prendere anche l'esperienza delle attività di routine che vengono comunque svolte. Ovviamente per pianificare quello che dovremo fare, questa è la prima fase di lavoro sui progetti di monitoraggio, dovremo analizzare quello che è stato già prodotto, i rapporti che sono stati già presentati ad oggi, i dati che sono stati già presentati ad oggi, e questo ci aiuterà anche a capire come potremo muoverci, cioè come potremo fare le valutazioni. Questo perché noi abbiamo a che fare con siti che hanno diversi livelli di sviluppo del trapianto e che sono stati realizzati con tecniche diverse. Una singola tecnica per il confronto di tutti i siti fra di loro probabilmente non è realizzabile, ma l'idea dovrebbe essere che noi dobbiamo valutare qualcosa che sia indipendente dal metodo utilizzato. Quindi sostanzialmente dovremo fare una valutazione di ciò che troviamo oggi rispetto al numero di talee che sono state posizionate in origine. È un po' diversa la questione che riguarda il trapianto su zolle, su questo ci dovremo lavorare, per esempio per capire se la zolla produce zombi plagiotropi che quindi allargano l'area di competenza e di influenza della singola zolla. Quindi è un caso particolare. Detto questo, io vi ringrazio, credo di essere stato attento.